Buongiorno e benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento dei Fridays di Cinema Ambiente Junior, che sono un programma di proiezioni di film a tematica ambientale abbinati a degli incontri con gli esperti sui temi trattati dai film, che è organizzato dal Festival Cinema Ambiente grazie al Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dal Ministero dell'Istruzione. Il film che avete visto o avrete modo di vedere nel corso di questa settimana è un film estone che si intitola Out of Fashion e che ci racconta il mondo della moda e della fast fashion. Abbiamo qui con noi un ospite graditissima che è Sara Conforti. Benvenuta, grazie per aver accettato il nostro invito. Io ti chiederei, perché chi meglio di te può farlo, di raccontarci chi sei e che cosa fai. Certo, buongiorno a tutte e a tutti, grazie a Cinema Ambiente per questo graditissimo invito e grazie a tutte le studentesse e agli studenti che hanno, insomma, visto il film quanto mai necessario in questo momento e grazie a chi lo vedrà poi in questa settimana. Io sono Sara Conforti, sono presidente di Oferlab Project. Progetto multidisciplinare, insomma, per la costruzione di progetti culturali e attività formative finalizzate dal 2011 alla diffusione della moda sostenibile, ovviamente per la quanto mai necessaria creazione di nuovi modelli di produzione e consumo, ovviamente connessi con la sostenibilità ambientale e sociale, all'informazione e la promozione di quella che è l'economia circolare di cui sentiremo sempre più parlare. Sono autrice di progetti di ricerca artistica, azioni performative, di cittadinanza attiva che legano l'abito all'habitus, ovvero il nostro modo di stare sulla terra. Conduco dal 2011 workshop di ricerca artistica legati proprio alla memoria dell'abito e all'indagine sul vero senso dell'abito per andare a recuperare quel rituale sociale della vestizione che abbiamo un po' perso, no? Si parla di fast fashion nel documentario, quindi riutilizzare la memoria è quanto mai importante per non far cadere tutto ciò che indossiamo nell'oblio. Dal 2003 al 2010 sono stata assistente dell'artista Michelangelo Pistoletto e manager per Città dell'Arte, con grandi collaborazioni, tra le quali anche Cinema Ambiente, e mi sono occupata di progetti di congiunzione tra arte contemporanea e impresa, soprattutto impresa tessile, proprio per cercare di innestare, inoculare quella che è la parte culturale all'interno di sani processi produttivi che ovviamente rispettino l'ambiente, rispettino la persona, rispettino, insomma, cicli produttivi, diciamo così, più contemporanei. Dal 2018 ho fondato la Lage Atelier, dispositivi vestimentari. Io sono una stilista di formazione, per cui al di là di tutte le processualità, l'abito e la costruzione dell'abito è qualcosa che mi appartiene. Ho fondato questo atelier all'interno della comunità Fragole Celesti, che è una comunità terapeutica a doppia diagnosi femminile per la cura di abusi, maltrattamenti e violenze. L'atelier è patrocinato dall'Associazione Tessile Salute di Biella, con la quale collaboro da 10 anni per la divulgazione degli impatti tossicologici del settore tessile. Con il progetto Lage Atelier, in collaborazione con le aziende tessili certificate da Tessile Salute, realizziamo collezioni, ovviamente stando nelle due collezioni l'anno, così come si dovrebbe fare, nella modalità upcycling, quella che avete visto. Che non compare, capito? Non condiviso, non so perché. Non c'è più. Sara, ti abbiamo perso l'audio. Ah, lei che ha perso l'audio. Oh, eccomi! Si è disattivato da solo, ormai ha una sua vita. Adesso mi sentite? Sì, grazie. Ok, quindi dicevo che, insomma,
con il progetto La Lage Atelier all'interno della comunità terapeutica Fragole Celesti realizziamo attraverso questa relazione con l'Associazione Tessile Salute e le sue aziende tessili certificate collezioni in modalità upcycling come quelle che avete visto nel documentario, non permettendo quindi che i fine pezza pregiatissimi delle aziende bellesi vengano sprecati. Questo è un po' il mondo. Benissimo, grazie Sara per questa presentazione molto interessante, e una vita poliedrica, come dire. Sì. Dunque, io adesso inizierò io a farti alcune domande, poi ricordo ai professori e agli studenti presenti che per fare delle domande a Sara potete scrivercele in chat e noi gliele proponiamo. Io inizierei col chiederti, la visione di questo documentario ci ha fatto vedere come l'industria della moda abbia veramente molti lati oscuri e non solo dal punto di vista dell'impatto ambientale, ma anche dell'impatto sociale, per cui lo sfruttamento della manodopera minorile. E l'impatto ambientale che è altissimo dall'enorme consumo di acqua che l'industria tessile fa alla lavorazione con prodotti chimici tossici, eccetera, eccetera. Il film è di un po' di anni fa. A che punto siamo oggi? C'è qualcosa che sta migliorando o, come dire, il Bangladesh è sempre questo grande buco nero molto inquinante? Allora, domanda spinosa. Allora, diciamo che non è ormai più un segreto che quella della moda sia una delle industrie più aggressive e inquinanti del pianeta. Produce più emissioni dei voli internazionali e delle navigazioni marittime messe insieme, è scarsamente rispettosa del diritto del lavoro sin dalla sua nascita, se ci pensiamo, e ovviamente sempre più responsabile di quella che è l'insorgenza di patologie anche croniche legate ovviamente alle sostanze che vengono utilizzate pericolose, a volte anche illegali, all'interno dei cicli produttivi. Ovviamente l'allarme comincia a passare, ma siamo in una fase molto delicata, siamo in una fase di passaggio, anche molto da tenere in osservazione, diciamo, rispetto a quello che è l'impatto dell'informazione su quelli che si chiamano i consumatori. Bisognerebbe trovare poi un altro nome, perché il termine consumatori secondo me non è più adeguato. Diciamo che se partiamo dal presupposto che lo scorso anno il valore generato dall'industria del fashion globale è stato di 2,5 trilioni di dollari, diciamo che insomma la mole di questo profitto potrebbe essere un'informazione scoraggiante, però anche perché dentro questi trilioni una gran parte concorre la fast fashion. Ovviamente ci sono ancora molti aspetti da cambiare e chiaramente molto legati alla necessità di ridurre drasticamente le tonnellate di capi, usa e getta prodotti dalle grandi catene del fast fashion. Dal 2015, soprattutto nel settore produttivo della fast, posso dirti che non sono arrivati segni incoraggianti di rallentamento. La fast è questo processo produttivo malato, ammalato, che ci è stato illustrato molto bene nel documentario, che tra l'altro rappresenta una delle più concrete minacce per il futuro del pianeta. È un fenomeno che ha gravissimi impatti, come dicevi giustamente, ambientali, sanitari, tossicologici, psicologici, che abbiamo comunque anche visto nel documentario. Un'invenzione disastrosa, mi viene da dire, paragonabile solo a quella della plastica. La fast viene fuori nel 1989, quando il New York Times utilizzò per il primo l'espressione fast fashion, per la prima volta quando Zara aprì il suo primo store nella Grande Mela
E l'articolo fa sorridere perché descriveva un nuovo modello di fare business dove bastavano 15 giorni perché un capo di abbigliamento fosse dimenticato. In quel caso erano i capi di Zara. Sicuramente le promesse sono state mantenute perché li dimentichiamo molto velocemente, semplicemente perché tutto è fast nella fast. Basti pensare che dal concept, e qui parlo da stilista, dal concept alla realizzazione di una collezione, in media passano dalle 3 alle 5 settimane. Basti pensare alla velocità con la quale i prodotti vengono esposti in negozio e alla velocità di scelta indotta nel consumatore, da quella che viene definita la scarsità artificiale. C'è una strategia per creare desiderabilità e spingere i clienti ad andare in continuazione in negozio a vedere se è arrivato qualcosa di nuovo. Si tratta di un fenomeno epocale, è un fenomeno proprio caratteristico della nostra epoca, come il Covid, altamente rischioso e ovviamente che nuoce alla salute di tutti. A che punto siamo oggi? Possiamo dedurlo da quello detto fino adesso. Il 2015 è l'anno in cui è uscito Out of Fashion, no? I dati ci dicono che comunque si registra un incremento costante, una produzione che sembrava comunque già allarmante nel 2015. Il film uscì proprio per comunicare questa accelerazione, così come The True Cost, no? Di Andrew Morgan, che uscì nello stesso anno. Uscirono entrambi per segnalare un consumo di abbigliamento aumentato del 400% negli ultimi 5 anni, cioè sono dati impressionanti, un consumo che prosegue velocemente il suo cammino trascinandosi dietro sia gli impatti ambientali sia le storie ovviamente sempre più deplorevoli dei salari da fame pagati a lavoratrici e lavoratori asiatici a fronte di profitti miliardari. Il problema non è la moda in sé, questo è ovvio, ma sono i meccanismi che avete visto ben descritti nel film e con i quali la moda del XXI secolo progetta e punta al personale guadagno. Allora, siamo su un pianeta popolato da 7 miliardi e mezzo, triche branca, come si dice in Piemonte, di persone dove solo un terzo degli umani può permettersi di acquistare indumenti nuovi. Cioè, nonostante siamo a 154 miliardi di pezzi di abbigliamento venduti all'anno, quindi rispetto alla data dell'uscita del documentario mi viene da dire che non è che sia cambiato molto, calcolando che un colosso come Zara, che è parte dei 7 brand di Inditex, abbiamo visto insomma il faccione del signor Ortega, il secondo uomo più ricco del mondo nel documentario, è in grado di sfornare dalle 24 nuove collezioni all'anno per arrivare poi a 52 grazie ai riassortimenti. C'è una tendenza alla superproduzione che comunque è tristemente condivisa e mi viene da dire contagiosa, perché la maggior parte delle aziende di abbigliamento europee hanno aumentato il numero medio di collezioni di abbigliamento, che dalle 2 tradizionali, che era primavera, estate, autunno, inverno, ormai non fa più nessuno, sono passate a 5, 6, 7 collezioni l'anno, semplicemente perché di fronte alla concorrenza della fast ci si adegua non decelerando, ma accelerando, semplicemente perché è impossibile concorrere in un mercato così aggressivo. Quindi siamo sempre in crescendo rispetto al 2015, siamo al contagio rispetto al 2015, perché c'è una spinta progressiva alla produzione e al consumo che avrà devastanti conseguenze sul piano sociale e ambientale, perché si stima tra l'altro che nel mondo la domanda di fast fashion crescerà soprattutto nei paesi in via di sviluppo, e i dati sono allarmanti, perché da 62 milioni di tonnellate di vestiti prodotti nel 2015 si passerà a 102 nel 2021, cioè oggi, e siamo all'equivalente di 500 miliardi di t-shirt, per non parlare dei consumi di acqua e di suolo per produrli. Quindi un danno irreversibile per produrre, passatemi il termine, degli stracci. La fast fashion
è un fenomeno devastante come quello della plastica e tra l'altro è un fenomeno molto pericoloso perché appare molto contemporaneo e molto moderno, ma invece rischia di andare ad incoraggiare la sopravvivenza di un'economia preistorica che è quella del petrolio, che ovviamente è fuori tempo massimo. Il greggio e chi ci lucra sopra sono ormai costantemente minacciati dai cambiamenti legati alle energie rinnovabili, ma ovviamente puntano alla sopravvivenza dei propri profitti. E quindi ci si allea con la moda, ci si allea con l'arredamento, ci si allea con l'automotive per trovare delle valvole di sfogo, ovviamente, perché salvo cambi rotta, moda e tessile sembrano comunque proiettati ad assorbire un'offerta di petrolio sempre maggiore per ingrassare ancora di più le multinazionali della chimica e della petrolchimica, che non cito ovviamente, ma che conosciamo tutti. Passi di fianco ovviamente con la moda grazie al massiccio utilizzo di quelle che sono le fibre sintetiche, che sono derivate dal petrolio e il poliestere in particolare, perché nel 2019 sono state rilasciate nell'ambiente 13,3 quadrilioni di microfibre rilasciate dai tessuti. Cioè, bisogna sapere che tutti i tessuti rilasciano delle minuscole particelle del materiale di cui sono composte, sia durante il lavaggio, e quindi entriamo nell'inquinamento ambientale, sia quando le indossiamo, quindi entriamo negli impatti sulla salute. In particolare, quello che si sta creando è un vero e proprio problema mastodontico delle microfibre ovviamente rilasciate dai tessuti sintetici. Un altro problema che mi viene da sollevare è ovviamente nella superproduzione l'aumento progressivo degli scarti, come abbiamo visto nel film. Il settore della moda produce ogni anno tonnellate di scarti che finiscono in discarica e che potrebbero essere nuovamente inseriti nel ciclo produttivo, come abbiamo visto. I rifiuti tessili sono 3 milioni di tonnellate totali in Europa ogni anno, cioè sono cifre veramente da capogiro. Il Regno Unito, Brexit permettendo, si posiziona tra l'altro al primo posto come produttore d'eccellenza, poi c'è la Francia e poi c'è l'Italia con le sue belle 400.000 tonnellate di rifiuti tessili l'anno. I rifiuti tessili l'anno sono vestiti. Cioè, qualcosa si muove nel settore dell'economia circolare, ma dobbiamo fare in fretta, perché se il Covid ha fatto registrare il primo rosso nella storia della fast fashion, abbiamo visto poi che comunque i colossi sono molto flessibili e, come avviene in ogni sistema evolutivo del pianeta, dove sono gli organismi più adattabili a superare tutte le difficoltà a sopravvivere e a rafforzare i suoi anticorpi, i propri anticorpi, la fast ha fatto così, perché nonostante le saracinesche abbassate, i danni miliardari, gli ordini saltati, i posti di lavoro a rischio, le porte d'ingresso sbarrate, le notizie di chiusure di migliaia di negozi in tutto il mondo, diciamo che l'anno fiscale di H&M si è concluso positivamente, perché malgrado il rallentamento legato alla pandemia c'è stato questo sapiente sviluppo del canale delle vendite online che ha consentito al gruppo svedese, uno dei due colossi mondiali, di raggiungere un fatturato di 18,5 miliardi. Nonostante la chiusura dei punti vendita, infatti l'online è stato fondamentale per gestire la crisi e tra l'altro sta continuando a pieno ritmo. Davanti a questo ovviamente crollano un po' le speranze, crollano un po' le convinzioni che avevamo di fronte alla chiusura massiccia dei punti vendita, che il Covid avrebbe dato una spinta decisiva ai consumi cosiddetti slow, contro le logiche della fast, anche nella moda oltre che nel settore alimentare. Si presagivano questi segni di un globale declino della fast, ma la fast è uscita subito dall'impasse, ma è uscita perché ha trovato un pubblico ad attenderli. Questo è preoccupante. Cioè, hanno rimesso a punto tutte le strategie e la virata online è stata un successo. Libera volpe in libero mercato, malgrado i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici rimasti senza salario a causa delle chiusure repentine dei centri di produzione in Asia, malgrado il rischio della diffusione dei contagi nei centri di smistamento per le vendite online, che sono stati in frenetica funzione durante il lockdown e che scoppiavano di merci, di ordini,
fatti da persone chiuse in casa che avevano un'impellente necessità di comprarsi un costume da bagno o un paio di pantaloni. Insomma, i big della fast fashion sono riusciti a riorganizzarsi. Ma ci sono riusciti anche grazie a noi, siamo noi che compriamo. Hanno tagliato i rami secchi, scaricato le zavorre ed ora sono in pieno, nel pieno di una fase di innovazione. Proprio grazie al Covid, mi viene da dire, che consentirà loro di crescere ancora di più e dopo ciò che abbiamo visto, si dovrà fare in modo che lo facciano in modo sostenibile, in modo trasparente. Perché se sono proprio i due big della fast fashion a riuscire a riorganizzarsi così bene, vuol dire che si sta compiendo un salto evolutivo che consentirà loro non solo di restare in vita ancora molto a lungo, ma anche di espandersi, anche grazie a noi, ancora di più e trovare strategie per rispondere efficacemente a tutte le pandemie in arrivo. Questa è l'arte della guerra, perché oltre al boom delle vendite online durante la pandemia, i giganti della fast fashion hanno pianificato un'evoluzione pazzesca delle strategie di vendita, hanno ripensato addirittura i negozi fisici, ne hanno chiusi parecchi, ma quelli che sono rimasti sono diventati delle Versailles, sono flagship, mega store, super accessoriati, come quello di 3500 metri quadri che Zara ha aperto a Pechino e la Reggia di Caserta. I due big hanno investito veramente molto su questi che si chiamano i destination shop, negozi più grandi, più integrati, ultra tecnologici, con nuovi servizi, addirittura H&M ne ha uno dove fa il riciclo automatico degli abiti con una macchina costosissima all'interno. Quindi mi viene da dire che sono più potenti e organizzati di prima e forse appartengono alla categoria dei virus. Dunque, mi viene da chiederti due cose subito. La prima è la consapevolezza dei consumatori in parte comunque aumentata, sia dal punto di vista dell'impatto ambientale che al settore della moda, sia grandissime tragedie come quella del Rana Plaza di qualche anno fa, che hanno fatto conoscere al mondo quali sono le condizioni dei lavoratori dell'industria tessile. Quanto è cambiata, perché rispetto a quello che ci stai raccontando tu adesso, non sembra che maggiore informazione aiuti a cambiare il comportamento di noi consumatori. E la seconda domanda è l'upcycling che abbiamo visto nel film, che si conclude poi con H&M che dice per adesso no grazie, la contatteremo, diventerà mai una produzione di massa o sarà sempre un settore di nicchia della moda dove persone appassionate e, come dire, attente al mondo in cui viviamo cercano di creare una moda sostenibile? Allora, parto da quest'ultima domanda. L'upcycling è nato in seno ai presupposti dell'economia circolare. Non è sinonimo di recycling, quindi di riciclo, che significa trasformare i rifiuti in un prodotto adatto al nuovo utilizzo. Pensiamo al riciclo delle bottiglie di plastica, del PET per realizzare il pile. Questo è riciclo. La traduzione che più si avvicina all'upcycling è riuso creativo, quello che abbiamo visto, ovvero l'oggetto. Faccio questa premessa per risponderti, giusto perché così è più chiaro il fatto che temo non sia possibile che l'upcycling diventi una produzione di massa per questi motivi. Allora, l'oggetto scartato nell'upcycling non trova solo nuova vita, ok? Ma lo fa acquistando un maggior valore rispetto all'oggetto o al materiale originario. La differenza del riciclo, in cui si riporta indietro un materiale nel suo ciclo di vita alle proprietà originali, qui invece si nutre di un design intelligente che lo rende più interessante sia a livello economico che a livello estetico che a livello emotivo. Insomma, l'upcycling crea una nuova catena del valore.
che nasce come fenomeno di nicchia che negli ultimi anni si va affermando come tendenza diffusa, non solo nei piccoli brand, ma anche nelle grandi case di moda. Anche, ci sono anche colossi che lavorano un po' su quello che è l'upcycling. Tecnicamente significa appunto realizzare abiti, accessori partendo dall'esistente, che si tratti di vecchi jeans smontati, come quello che abbiamo visto nel documentario, di un abito finito, di stock di magazzino, di pezzi vintage o di tessuti, come facciamo noi col progetto La Lascia Atelier. A tessere per loro questa nuova trama ci sono appunto design emergenti e giganti, ma questa è comunque un'iniziativa che oggi rimane di nicchia, perché al di là delle iniziative singole dei designer, che pure hanno determinato in pochi anni una rivoluzione nel settore, la svolta verso una circolarità completa sarà senz'altro possibile solo se verrà impugnata dai legislatori. E anche se non sarà completa, perché sarà piuttosto improbabile che si passi al circolare totale, sarà comunque sempre una scelta determinante per la futura produzione di massa, che sicuramente continuerà a esistere. Stanno arrivando delle leggi, stanno arrivando i protocolli, come quello sull'economia circolare dell'Unione Europea, che dal 2025 sanzionerà a tappeto chiunque non rispetti i criteri di corretto smaltimento dei prodotti tessili, cittadini compresi, ma meno male, finalmente. In ogni caso, però, rispondere alle esigenze di sostenibilità attraverso l'upcycling e dell'economia circolare potrebbe davvero essere la svolta per noi Moda Italia, una grande opportunità, non solo in termini di qualità ambientale e di processi produttivi, ma anche in termini di tutela della qualità del prodotto italiano. Cioè, stiamo comunque sempre parlando di prodotti di eccellenza che noi comunque siamo in grado di fare e sempre. Non stiamo parlando di prodotti di massa, ovviamente. Abbiamo visto nel film che l'upcycling legato all'economia circolare è una pratica diametralmente diversa dall'attuale sistema produttivo, che si chiama economia lineare, no? Così come abbiamo visto nel film, è una strada difficile da praticare su grandi numeri, e soprattutto se anche i brand si mettono i bastoni tra le ruote. Però viene da chiedersi quale sia ovviamente la risposta del pubblico rispetto a queste numerose proposte emergenti, perché l'upcycling si inserisce trasversalmente in quello che è il fenomeno del grande ritorno del vintage o del vintage, no? Quindi comunque è un fenomeno che, rispetto ai dati di prima, possiamo anche prendere come esempio di una progressiva sensibilizzazione dei consumatori, semplicemente perché ci si avvicina lentamente, quindi non siamo tutti online a comprare i costumi da bagno a dicembre di H&M, una fetta dei consumatori si sta lentamente orientando, anche perché il mercato del vintage è sui 24 miliardi di dollari l'anno, per cui comunque è un mercato in piena espansione. E nell'upcycling troviamo i piccoli brand, ma troviamo Prada, per esempio, che costruisce piccole capsule con pezzi vintage degli anni 30, degli anni 80. Troviamo Galliano per Margiela, che ovviamente lavora su capsule in edizione limitata, dove insomma recupera vecchi cappotti tagliati fino a diventare colli, borsi in vimini vintage rielaborati con interventi upcycling. Troviamo Armani, che insomma, insieme alla sua lettera di appello all'industria della moda durante la pandemia e al suo mantra, dico sì al riciclaggio, speriamo solo a quello degli abiti esausti, ha fatto uscire la sua prima capsule in upcycling. Per cui ci sono grandi marchi, ci sono anche piccoli marchi più radicali
che recuperano abiti vintage, stock di magazzino, scarti di produzione anche di nomi iconici come il Saint Laurent, Chanel, Burberry, e ne fanno altro. Insomma, la strada è aperta, tocca a noi cominciare a informarci per giocare insieme questa partita, perché i consumatori cominciano ad essere assolutamente più informati, più responsabili, ma vanno aiutati. Tu prima parlavi del Rana Plaza. Ovviamente nel mondo della moda, dopo il 24 aprile del 2013, esiste un prima del Rana Plaza e dopo il Rana Plaza, perché il 24 aprile del 2013 il crollo del Rana Plaza, un palazzo di produzione di 9 piani a Savar, il quartiere del tessile a Dhaka, che è la capitale del Bangladesh, crolla su se stesso e fa 1.138 vittime e 2.500 feriti, è chiaro che diventa l'anno zero, no? Della produzione, soprattutto della produzione della FAST, perché ormai lo sanno tutti che lavoratori e lavoratrici lavoravano in condizioni disumane, percependo, così come percepiscono ancora oggi, 25-30 centesimi l'ora. Siamo a un terzo del salario dignitoso. L'incidente è stato la più grande tragedia industriale di tutti i tempi e ha segnato veramente una linea di demarcazione nel mondo della moda. Tra l'altro, ancora più grave che fosse una tragedia annunciata, dalle numerose crepe che per mesi facevano tremare il palazzo, ma quelle non si sono volute vedere, una tragedia annunciata perché lavoratrici e lavoratori tentarono di rifiutarsi di entrare a lavorare, la pena era il licenziamento, quindi ovviamente si entrò nell'edificio della morte tramite il ricatto, che è comunque una forma ben diffusa, una tragedia annunciata perché lavoratori e lavoratrici ovviamente stipati nei piani di produzione, chiusi con le porte scorrevoli dai padroni, chiusi a chiave fino alla fine del turno, erano tutti chiusi dentro quando il palazzo è crollato. Il palazzo è crollato e collassato, portandosi dietro la vita di migliaia di persone legate ad un centinaio di marchi della fast fashion. Dopo la tragedia del Rana Plaza si è intensificata finalmente, e ci voleva questo, l'informazione sul fenomeno della fast fashion. I consumatori sono progressivamente diventati consapevoli, soprattutto i giovani. In generale sembra che ci sia una tendenza ad essere maggiormente orientati delle scelte. Pare che si cominci, con i pochi strumenti che tra l'altro ci danno i marchi, con i pochi strumenti, a cominciare a scegliere quelli che possono essere dei prodotti che nuociono di meno alla salute dell'ambiente, alla salute dei lavoratori e alla propria, se, ovviamente, che diventa una forma assolutamente di controllo che deve essere esercitata nel massimo grado. E quindi qualcosa di interessante comincia a emergere. Nel 2020 è uscito un report sulla moda consapevole, che ho letto e ovviamente ho letto con molto interesse e soprattutto con molta speranza, perché ci dimostra, questa ricerca ci dimostra che anche se le ricerche online, perché è stato condotto online il report, visto che molta dell'acquisto si è riversato ovviamente in rete, anche se le ricerche non necessariamente si convertono in vendite, le ricerche dimostrano un interesse verso il settore green in forte crescita. Cioè, con l'affacciarsi di nuovi brand sostenibili, ma soprattutto grazie alla maggiore attenzione, a volte anche dei marchi più conosciuti, i consumatori stanno cambiando un po' il loro modo di pensare e ci auguriamo che presto possano cambiare anche le loro abitudini di consumo. Il report ha fatto ricerche sulla piattaforma List, che probabilmente conoscete, e sulle pagine visitate le vendite realizzate su Google. Le indagini sono state condotte su delle parole chiave che per noi sono vitali, perché materiali e prodotti digitati dagli utenti durante le ricerche ci hanno fatto capire che, ad esempio, le ricerche di pelle vegana sono in continuo aumento, perché ovviamente oltre tutte quelle che sono le violazioni che il tessile si porta dietro,
c'è anche quella della violazione sul diritto animale, no? Che è il quinto elemento della moda sostenibile. Fortunatamente le ricerche di pelle vegana sono in continuo aumento, superano ovviamente delle cifre che non sono ancora così enormi, però sono 33.000 ricerche su pelle vegana o pelle ecologica. Registra un incremento la ricerca su tessuti ecologici, la ricerca rispetto ad indumenti legati al cotone organico, alla plastica riciclata, un particolare interesse al biodegradabile, assolutamente un crollo di ricerche dedicate alla pelliccia vera, che sono molto calate fortunatamente. E diciamo che le parole chiave eco t-shirt e abbigliamento sostenibile sportivo soprattutto hanno raggiunto i massimi storici, ad aumentare anche l'uso di parole fortunatamente come piumino sostenibile, giacca di pelle vegan e costumi da bagno ecologici. Quindi qualcosa si muove, perché dal 2015, come mi domandavi tu prima, qualcosa è successo, perché in tutti i paesi, insomma, le ricerche di un abbigliamento che porti con sé meno violenza, meno impatti, sono attive. Le ricerche per abbigliamento di questo tipo sono molto più legate al femminile, è un po' più spostato sul pubblico femminile. Dalla ricerca si evince che i paesi più attivi nella ricerca di prodotti sostenibili sono ovviamente la Danimarca, i nostri cugini intelligenti, che ha registrato il più alto tasso percentuale di ricerca, l'Australia, Germania, Spagna e Francia. In Italia si sono dimostrate molto più interessate ai capi vegan, cruelty free e prodotti con materiali riciclati. L'Italia ha registrato un piccolissimo incremento, un incremento del 20% nelle ricerche rispetto all'anno precedente, e il maggior traffico arriva dalla Lombardia, dove ci sono molte ricerche, cioè c'è un bacino di ricerca prevalente sulla pelliccia ecologica. Quindi insomma bisogna che ci diamo da fare. Bisogna non solo cercare, ma anche acquistare, visto che insomma è una nuova metodologia d'acquisto che andrà regolamentata, ma insomma ci può anche consentire di avere dei ritorni di ricerca interessanti per come poi organizzare anche tutto il resto della distribuzione per l'approvvigionamento di indumenti. Che sembra così vitale. Io non compro nulla, per cui sono abbastanza esclusa dai giochi. Dunque, iniziano ad arrivare un sacco di domande dagli studenti collegati. La prima è solo una precisazione. Hanno capito bene che vengono prodotti 500 miliardi di t-shirt all'anno? Che saranno prodotti, sì, si rischia, quello è un po' una cartina di tornasole, si rischia di arrivare a quella mole di produzione lì, sì, si rischia. Poi, chiedono dove si possono comprare vestiti sostenibili, e a questo io aggiungo appunto quali consigli puoi dare agli studenti che ci ascoltano nel cercare di coniugare il basso prezzo, perché ovviamente nessuno di noi dispone di grandi somme da spendere per un capo d'abbigliamento, ma che sia un acquisto eticamente e ambientalmente sostenibile. Cosa fare? Cosa fare? Il prezzo basso è sempre sinonimo di bassa qualità nell'abbigliamento. Di violazioni sul lavoro, di impatti ambientali, di leggi driblate, questo sicuro. Anche il prezzo alto a volte. A Chinatown, a Prato, la borsa più difficile di Prada da realizzare costa 13 euro e in via del Babuino ne costa 400 volte di più. Quindi è veramente un dedalo.
le etichette di composizione fibrosa non ci aiutano, perché non abbiamo neanche delle etichette di filiera disponibili per poter paragonare un prodotto con l'altro, quindi effettivamente la discriminante è sempre il prezzo. A volte ci illudiamo che a prezzo alto corrisponda alta qualità, ma non è assolutamente vero. Quindi, fin tanto che insomma, si aspettano delle legislazioni, delle leggi che tutelino maggiormente la nostra salute, la salute del pianeta e soprattutto ci aiutino anche a scegliere i prodotti attraverso delle indicazioni più esaustive, così come è successo un po' nel food, no? Siamo diventati tutti esperti negli ingredienti dei prodotti, li guardiamo con le app nei supermercati, sappiamo riconoscere tutti i conservanti nocivi dell'abbigliamento, ci accontentiamo di avere un'etichetta di composizione che ci dice 100% cotone made in Bangladesh, ormai sono diventati dei block notice per cui li tagliamo, li buttiamo, quella roba non ci interessiamo, fondamentalmente dentro quell'etichetta di composizione fibrosa, così si chiama, esiste la storia negata di un capo d'abbigliamento, perché se il ciclo produttivo è enorme, è suddiviso in 6-7 punti, dalla tessitura, dalla filatura alla tessitura, alla tintura, alla nobilitazione, che sono i due processi più impattanti sulla salute dei consumatori e sull'ambiente, per poi passare al taglio, al confezionamento e alla distribuzione. Di tutto questo nelle etichette non c'è scritto niente, di tutte le sostanze tossiche che vengono utilizzate nei processi di delocalizzazione, perché è vietata in Europa, non c'è scritto niente, per cui noi come facciamo a scegliere? E soprattutto io, che come vi posso dire, cosa poter scegliere in una dimensione di totale trasparenza? Ognuno può scrivere quello che vuole, può raccontare quello che vuole, può scrivere gli storytelling ambientali più straordinari del pianeta, però poi se non ho un documento, non ho una certificazione di filiera, non una certificazione o Ecotex, ICEA, piuttosto che GOTS, io vorrei una certificazione all'interno di uno strumento comprensibile, aperto, chiaro e trasparente, in cui mi si dice che viaggio ha fatto questo indumento che io mi sto mettendo addosso, con che cosa è stato tinto, dove è stato tinto, perché se capisco dove è stato tinto, capisco anche che ovviamente delocalizzando io posso essere andata a tingere in uno stato in cui non ci sono delle leggi restrittive e quindi posso aver utilizzato sostanze chimiche pericolose, sostanze chimiche che interferiscono col sistema endocrino, sostanze chimiche che mi interferiscono ovviamente con le vie respiratorie, che ovviamente arrivano a procurarmi patologie gravi come il cancro. Per cui i signori della moda, a parer mio, dovrebbero industriarsi e cercare di essere maggiormente trasparenti e un po' meno produttivi, cercare di puntare sulla qualità e non sulla quantità, e qualità vuol dire anche, come si diceva nel documentario, organizzare il prezzo anche rispetto a quello che è stato l'impatto della costruzione di quell'oggetto. Quindi come facciamo a navigare in questo mare magno? Cosa posso consigliare, come consiglio sempre ai ragazzi con cui lavoro spesso? Il consiglio che posso dare ai giovani è di comprare decisamente di meno, e capisco che per loro sia molto difficile, perché sono incastrati in un sistema che ormai è diventato parte integrante della loro vita. Io ho 47 anni e ovviamente il sistema della moda era molto diverso, sia quando mi vestivo da ragazzina, sia quando la studiavo come fenomeno. La cosa che posso consigliare è di appassionarsi all'analisi di questo fenomeno, che è un fenomeno epocale, fa parte del loro sistema di vita, di guardarlo dall'esterno per uscire dai suoi condizionamenti. E poi per vestirsi, adesso siamo insomma in un periodo un po' più difficile per i contatti, però fare scambi di abiti, come si faceva negli anni 80, comprare nell'usato, imparare a cucire, a far riparare gli indumenti, semplicemente perché dobbiamo riuscire anche
anche a fare un po' più di ordine, no? Nel nostro guardaroba che trabocca di abiti che tra l'altro alcuni mai neanche utilizzati, mai neanche indossati. Fare ordine, comprare meno, anche psicologicamente, ci aiuta ad andare a costruire degli outfit, ad andare a ordinare il guardaroba, che non deve essere una lavatrice, deve essere una esposizione ordinata, ma della nostra identità, non dell'identità di un brand, se no diventiamo cartelloni pubblicitari. Ovviamente è risaputo che tutto ciò che costa poco fa male all'ambiente, riduce i diritti dei lavoratori, che adesso sono in Asia, poi i futuri lavoratori senza diritti saremo noi. Quindi i ragazzi devono stare molto attenti a quello che comprano, perché in quello che comprano c'è anche una dose di diritto che gli verrà negato. Quindi comprare meno, comprare 10 t-shirt all'anno da 5 euro o comprarne una media che non sia né fast né marchio del lusso, ma che sia un qualcosa di medio prezzo, di una fattura che possa sopravvivere ai 5 lavaggi dell'obsolescenza programmata, perché lo sappiamo bene, gli abiti non resistono a 5 lavaggi perché sono ovviamente tenuti insieme da un gas che si chiama formaldeide. La formaldeide si allontana dagli abiti dopo 5 lavaggi, va nell'acqua, quindi ovviamente la coperta è corta, però lo sappiamo bene che se compriamo un indumento a 15 euro, a 10 euro, a parte che lo mettiamo senza lavarlo perché sappiamo che quando lo laviamo non sarà più come prima, e mettere un indumento senza lavarlo vuol dire veramente correre dei rischi inimmaginabili, perché il nuovo non equivale a pulito. Però poi sappiamo che dopo 5 lavaggi, anche se resiste all'obsolescenza programmata, c'è poi il richiamo del punto vendita che strategicamente mi pone in una condizione ansiogena, perché devo andare a vedere se è arrivato qualcosa di nuovo. Ecco, quindi la prima cosa, prima ancora di pensare cosa comprare e dove comprarlo, riflettiamo su che cosa vuol dire comprare. Perché comprare vuol dire diventare un pezzo dell'ingranaggio. Quindi di indumenti negli armadi ne abbiamo in quantità industriale. Bisognerebbe prendere uno sgabello, aprire le porte dell'armadio, sedersi lì con una bella tisana e cominciare a fare un viaggio dentro quelli che sono gli accessori che abbiamo a disposizione e cercare di utilizzare anche dei concetti come l'upcycling per riuscire a personalizzare dei capi che magari vogliamo ancora tenere ma non sono più alla moda. Quindi, ma poi cosa vuol dire essere alla moda se la moda cambia ogni settimana, se il riassortimento è ogni settimana? Bisogna spostarla l'attenzione, bisogna spostarla su di sé, sul capo, e utilizzare quello che si ha. Ed è già tanto quello che abbiamo, perché là sotto l'armadio ci sono delle moltitudini infinite di capi che hanno ancora l'etichetta attaccata, che non abbiamo mai usato. Allora proviamo a chiederci perché. Perché che cos'è che ci spinge a comprare qualcosa che non usiamo? Ragioniamo su questo prima di ragionare dove andare a approvvigionarsi di abiti nuovi. Usiamo gli abiti vecchi, se vecchi si possono chiamare, perché avranno 3 settimane, 4 settimane gli abiti che non utilizziamo più. Una domanda riferita a quello che abbiamo visto nel documentario. La stilista utilizza i jeans a cui ha fatto fare le indagini, le analisi chimiche, e sono risultati contenenti degli agenti tossici.
utilizzandoli non continua, come dire, questa cattiva pratica e quindi l'upcycling in quel caso lì risolve solo una parte dell'impatto ambientale di questi jeans, che è ad esempio il risparmio energetico, il risparmio di acqua, perché tanto sono già stati prodotti, oppure esiste la possibilità di, come dire, depurare questi tessuti. E a questo aggiungo anche, se puoi fare una breve spiegazione sulla differenza tra fibre artificiali e fibre sintetiche, chiedo. Certo. Allora sì, effettivamente questo è un piccolo nodo da sbrogliare nel documentario. Allora, calcoliamo che, così come si afferma nel film, il consumo energetico, il consumo d'acqua relativo alla fabbricazione di un paio di jeans è enorme, no? Siamo sugli 11.000 litri in filiera. Quindi già riciclarli potrebbe aiutare nel non utilizzare questo quantitativo d'acqua nella produzione. Poi l'analisi è condotta, il test è stato fatto su un paio di pantaloni nuovi che non hanno ancora scaricato. Allora è ovvio che la coperta è sempre corta. Lei cosa fa? Non usa i pantaloni nuovi di Zara, usa i pantaloni esausti, usa i jeans che sono stati già utilizzati, quindi sono stati già lavati, che hanno scaricato quelle che sono le principali sostanze, formaldeide in testa, poi hanno scaricato qualche ftalato, ovviamente hanno scaricato qualche microfibra. Ovviamente all'interno di qualsiasi indumento che arriva in upcycling rimangono quelli che sono i grandi nemici, ovviamente, della salute umana e del pianeta, che vengono utilizzati nel tessile, che sono i metalli pesanti, che sono i solventi e che sono i coloranti. Quindi è vero che sembra che l'upcycling possa concorrere, no, a ancora una distribuzione dell'inquinamento, però se ci pensiamo bene, nel senso che ovviamente non andrebbero prodotti, diciamo, in prima battuta. È chiaro che riciclandoli eliminiamo quel quantitativo d'acqua scellerato nella produzione e ovviamente eliminiamo tutto quello che è il problema del loro smaltimento, perché lo sappiamo benissimo che gran parte dei rifiuti tessili vanno negli inceneritori e si chiama diossina quella, e dall'altra parte abbiamo le belle discariche abusive dove viene buttato tutto all'interno di questi enormi buchi che prima o poi riemergeranno come nei Simpson e saremo invasi dai vestiti o dai velli di pecora sepolti nelle discariche abusive. Quindi diciamo che il male minore è chiaro che se i grandi marchi, i grandi colossi cominciassero a produrre responsabilmente dal punto di vista chimico, allora noi non avremmo il senso di colpa di portarci metalli pesanti anche in attività, nuove e buone come quelle dell'upcycling. Purtroppo siamo di fronte all'impiego di fonti fossili per produrre energia nella moda, in maniera, come abbiamo visto, anche molto marcata, abbiamo 2000 sostanze chimiche che non sono solo dannose per l'ambiente, sono dannose per la salute, sono dannose per tutti, ovviamente, ma che vengono fuori solo quando ci sono delle grandi inchieste eclatanti, no? Ricordiamo il nostro pubblico ministero Raffaele Guariniello, che ogni tanto se ne usciva fuori con i pigiami tossici piuttosto che i cappottini avvelenati, NASA, ASL, però poi in realtà le sostanze chimiche ci sono, e bisognerebbe che la moda facesse uno sforzo
nel produrre in maniera più localizzata piuttosto che delocalizzata per risparmiare, e togliesse dalla produzione, eliminasse dalla produzione quelle che sono poi le sostanze più pericolose per eccellenza, segnalate dal REACH, segnalate dal RAPEX, che sono i coloranti azoici, che sono il nickel, che sono i cari alogenati, che sono la formaldeide, che sono gli ftalati, che sono i clorofenoli PCP, che sono gli antiparassitari, le paraffine clorulate, non la finiamo più. È ovvio che in quei pezzi che la stilista usa nel documentario ci sono i metalli pesanti, c'è il cadmio, c'è il piombo, c'è il mercurio, c'è il cromo 6, e quelli però non vanno via. La formaldeide è andata via, però poi ce la beviamo dopo l'acqua, voglio dire. Quindi la coperta è corta, qualcuno si deve impegnare seriamente. Noi possiamo fare il nostro e lo faremo, anche riducendo i consumi, anche informandoci un po' di più come consumatori, anche partecipare e diffondere e condividere, però qua devono entrare i legislatori e dire: signori, adesso facciamo i controlli come si deve, e non apriamo il container, poi lo chiudiamo e guardiamo bene che cosa si sta producendo e soprattutto cosa arriva in Italia. Perché voglio dire, Mauro Rossetti, il grande amico di Tessile Salute, qualche anno fa andò da Geo & Geo con il capitano della Guardia di Finanza in merito al sequestro di un container dove venivano trasportate maglie di cashmere che all'analisi tossicologica, come abbiamo visto fare nel film, sono risultate fatte con pelo di topo, per cui qui siamo nei giochi senza frontiere, quindi qualcosa si deve muovere. Certo è che se la rivoluzione parte dal portafogli, allora è diverso, perché siamo noi a dare i soldi a questi signori. I soldi, 18.000 miliardi per ragionare in termini fantascientifici, sono nostri. Ecco, grazie, molto interessante. Se puoi spiegare la differenza appunto tra fibra sintetica e fibra artificiale, chiedo. Ok, allora qui entra in campo la vecchia merceologia che io insegno ancora e che dovrebbe essere veramente, dopo l'educazione civica, una materia assolutamente fondamentale in questo momento storico. Le fibre fondamentalmente si dividono in naturali, artificiali e sintetiche. Le fibre naturali possono essere di origine vegetale e di origine animale. Quelle di origine vegetale sono il cotone, la canapa, la juta e tutte il lino, tutte quelle che derivano dalle piante. Quelle animali, ai noi, che dovrebbero essere eliminati come materie prime fibrose, sono ovviamente derivate dagli animali, che possono essere le lane, che ovviamente sono di diverso tipo, il cashmere è una capra, la merinos è una pecora, poi abbiamo la tragedia della seta ricavata dai bachi, che ovviamente subiscono questa bollitura involontaria, e quindi vengono i bozzoli vengono bolliti con i bachi che poverini stanno dentro a cercare di trovare una ragione della trasformazione. Poi abbiamo le fibre artificiali. Le fibre artificiali sono delle fibre di mezzo che derivano dalla lavorazione degli scarti oppure di vegetali ex novo che producono cellulosa. La lavorazione in principio è un po' come quella della carta. Allora, si possono usare tutti gli scarti della lavorazione delle fibre vegetali, oppure avere delle coltivazioni proprio apposite. Michelangelo Antonioni girò un bellissimo film per il cinema d'impresa, che vi consiglio di vedere, che è su YouTube, che si chiama Sette canne per un vestito, e lì ci illustra la lavorazione del rayon. Rayon, viscosa, modal, acetato, sono le fibre che la FAST sta cominciando ad inserire dentro le collezioni, anche se in realtà il grande cappello lo fa ovviamente il poliestere. Che cosa succede? Queste vengono passate a volte per ignoranza come fibre naturali. Quando si va a comprare
una maglia di viscosa, ti dicono questo è naturale. In realtà non è, la viscosa non è naturale, perché è pappa cellulosica, materia cellulosica lavorata con la soda caustica, cioè lavorata chimicamente. Gli sversamenti sono pericolosissimi, perché c'è, a differenza delle fibre sintetiche che invece sono derivate completamente dal petrolio, e tra l'altro petrolio di estrazione, come si diceva prima, il braccetto con l'industria petrochimica. Allora lì abbiamo ovviamente poliestere, poliammide, il nylon, la licra, eccetera, eccetera. Quelle sono fibre sintetiche derivate direttamente dal petrolio. Le artificiali, anche se c'è la componente naturale, non è che sono proprio completamente fuori dagli impatti, cioè vengono presentate come le fibre alternative più naturali, addirittura possiamo, no? No, vedete che... No, prego Sara. Sì, ho visto comparire un Francesco. Sì. Quindi sì, diciamo che queste tre categorie sono le tre categorie che le tre categorie di base che ovviamente appartengono a quella che si chiama tecnologia delle fibre, no? delle fibre tessili, dei materiali tessili. Le artificiali sono sempre più presenti, vediamo se si leggono le etichette, spesso vediamo sempre più spesso comparire la viscosa, sempre più spesso comparire il modal, ma hanno sostanzialmente un impatto ambientale molto molto pesante, proprio per prodotte in questi quantitativi, ovviamente. Cioè, io non posso produrre quantitativi esorbitanti a livello planetario immaginando di non impattare. Cioè, con questa mole di produzione anche l'aria impatta. Cioè, bisogna ridurre perché i processi produttivi buoni possano mantenere il loro equilibrio, perché se no sfondano di nuovo le barriere, anche quelli che più o meno possono essere sostenibili, perché con questi numeri la soda caustica diventa un po' un problema, a parer mio. Certo. Direi l'ultima domanda, tu prima appunto hai parlato delle etichette che ormai sono dei piccoli block notes che vengono tagliati perché sono fastidiosi e nessuno più li guarda e li legge. Sono sempre di più i marchi e le aziende che pubblicizzano magari nuove collezioni green o sostenibili. Quanto ci possono aiutare le etichette, se le leggiamo, a fare un acquisto il più possibile sostenibile? Come dicevo prima, leggere un'etichetta non serve a niente, a parte che non sappiamo il significato del 90% dei termini che leggiamo. Se io ti dico, allora l'etichetta deve essere una somma che deve arrivare a 100%, no? Leggere un'etichetta e vedere che arriva al 102% significa che siamo di fronte a un contraffatto e quindi sarebbe meglio non prenderlo, non comprarlo. Però se l'etichetta è regolare, la somma degli addendi arriva al 100%, comincio però a fare il secondo piano di lettura. Cioè, che cosa sto leggendo? Allora, mettiamo caso, io ti dico 70% acrilico e 30% poliammide. Tu cosa mi rispondi? Made in Bangladesh. Niente. No. Ok. Ma non è necessario essere un chimico tessile. Fondamentalmente non si può consegnare un'etichetta del genere ad un consumatore, perché l'acrilico è una fibra sintetica, il poliammide è una fibra sintetica, ma se ci fosse anche solo scritto 100% cotone, made in China, made in Bangladesh, made in India, io non avrei gli strumenti per capire. Sì, il cotone rispetto all'acrilico lo conosco, non so però che è responsabile in agricoltura del 25% di anticrittogamici e di pesticidi in atmosfera, quindi cioè, insomma, responsabile del più grave disastro ecologico del mondo che si chiama Lago di Aral, e comunque coltura fragile che ha bisogno, ovviamente in agricoltura
di tutta una serie di pesticidi e di anticrittogamici e defoglianti per riuscire a sopravvivere, per poi non parlare del ciclo produttivo, lo sbiancamento al cloro, quindi insomma il cotone non è proprio l'amico dell'uomo, diciamo così. Però il cotone lo conosco, ma anche se io leggo 100% cotone, che cosa mi dice di quel capo un'etichetta? Niente. Quindi leggere l'etichetta serve o non serve? Perché sì, puoi dire ok, non lo prendo perché ho capito che se metto il poliestere mi gratto. Quello si chiama rash, quello si chiama DAC, quelli si chiamano allergie da contatto, che sono sempre più frequenti. Però quello almeno mi serve a discernere, però non è uno strumento di scelta l'etichetta, cioè di scelta, non è uno strumento di, come dire, io non riesco dall'etichetta a capire cosa sto comprando, posso solo capire se quella cosa lì, come tutte le altre, mi fa grattare, mi dà prurito, mi fa allergia. Quindi è impossibile riuscire ad orientarsi, bisogna che i marchi si adoperino a fornire ai consumatori non dei sussidiari di chimica tessile, perché non è necessario, ma degli orientamenti rispetto alla catena di produzione, alla filiera di produzione. Perché se tu mi dici che è tessuto in Cina, filato in India, tinto in Mongolia, tagliato in Transistria e poi col container sei di nuovo andato in Bangladesh a far cucire, però poi sei tornato in Italia, imbustato e hai etichettato Made in Italy, io non ti compro. Ok? Quindi è questo viaggio che noi dobbiamo chiedere, prima ancora di pensare a dove comprare, a dove sentirci meno in pericolo. Perché fondamentalmente il pericolo è la disinformazione. E noi consumatori dal basso possiamo fare anche il nostro. Possiamo fare la nostra parte, forse rifiutandoci di comprare fino a quando qualcuno non ci dirà di cosa sono fatti realmente i vestiti che indossiamo, perché per me puoi fare la campagna della Conscious Collection più esorbitante del pianeta, ma se poi mi continui a mettere l'etichetta con 100% cotone made in Bangladesh, a parte che se fatta in Bangladesh io non la compro, però devo anche capire dove c'è scritto made in Italy, se quella cosa è vera, se quell'informazione corrisponde alla verità, perché io ti metto Made in Italy, però non ti metto quello che è successo prima. Io lo voglio sapere quante volte i container hanno girato il pianeta per andare a raggiungere i paesi dove la manodopera costava di meno, la tintura costava di meno, dove erano consentite delle sostanze cancerogene che in Europa non sono consentite. Me lo scrivete per piacere, perché così io mi oriento, se no io, perlomeno io, Sara Conforti, ho fatto la scelta di non comprare più. Io non compro più, è un atto morale per me comprare a questo punto, perché non posso mettermi un piumino d'oca sapendo che le oche vengono spennate vive per un euro l'ora, perché vuol dire che chi le spenna è affamato, chi le spenna ha un reddito bassissimo e quindi in automatico non si preoccupa degli animali che perdono i pezzi mentre ce le ha in mano. Quindi non si può più, perché l'informazione c'è. L'informazione esiste, l'informazione è davanti ai nostri occhi. E quindi non possiamo più far finta di niente, dobbiamo provare a chiedere. Se chiedere vuol dire fermarsi, allora fermiamoci. Se la nostra voce si può esprimere attraverso un passo indietro, allora facciamolo. Facciamolo prima noi adulti, perché i ragazzi hanno bisogno di un buon esempio, perché tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso saranno dei bei grovigli che saranno loro a dover sbrogliare.
saranno loro a dover trovare le soluzioni, i ragazzi che ci stanno e le ragazze che ci stanno ascoltando in questo momento. Noi il nostro l'abbiamo già fatto, possiamo accompagnarli alla trasformazione. Per cui non c'è niente di sicuro, perché viviamo in un mondo dell'immagine, per cui tutto può essere edulcorato, tutto può essere falso. Dunque, guarda, un'ultimissima domanda che è stata fatta rispetto al cotone biologico. La biologicità di un tessuto normalmente dovrebbe essere indicata sulle etichette, cioè possiamo riconoscere e quindi acquistare serenamente, chiedono, un capo in cotone biologico? Qua... Allora, la questione del cotone biologico è una questione piuttosto spinosa. Mi affido ai dati. La produzione di cotone biologico, e bisogna capire che cosa vuol dire biologico o organico, come lo chiamano gli americani, è lo 0,1% nel mondo. La risposta arriva da sola. Tutti i prodotti biologici, tessili, che costano mediamente un 20%, 30% in più, realizzati dalle catene della FAST, dove lo prendono tutto questo cotone? E mi fermo qui però. Non è possibile, cioè c'è qualcosa che non torna, quindi o il cotone non è biologico, e sappiamo che esiste il cotone tradizionale da agricoltura intensiva, irrorato col napalm, esiste il cotone di Monsanto sul quale tuona ancora Vandana Shiva dopo il suicidio di massa dei contadini, quindi il cotone transgenico, e poi esiste il cotone biologico. Ma biologico vuol dire, nella filiera della produzione del biologico, vuol dire che noi stiamo producendo dall'agricoltura al prodotto finito, stiamo producendo in assenza di sostanze chimiche. E nei finissaggi, con rulli di calandra caldo, senza le 200 sostanze chimiche per nobilitare i tessuti, eccetera. Però sta di fatto che è molto difficile poter coltivare così tanto cotone biologico per approvvigionare tutti gli store che lavorano sui concetti di conscious, no? Mi viene da dire, o c'è un pianeta di cotone biologico che noi non conosciamo, ma rispetto alla produzione del cotone biologico nel mondo non c'è tutta questa materia prima, non c'è. Quindi, diffidare ovviamente, se non nel fair trade, quindi lì magari riusciamo a trovare qualcosa che costa un po' di più, ma semplicemente perché è la materia prima che è preziosa. Per quello deve costare un po' di più. Però mi viene da dire che la parola fiducia a fianco al tessile io non riesco proprio a collocarla mai in nessun argomento. E quindi non fidatevi, soprattutto se è biologico fast, se è biologico di massa, come il biologico al supermercato, dei grossi marchi del supermercato. Cioè, siamo tutti bravi, possiamo scrivere bio dappertutto, no? Ormai è un trend, però ci sono dei criteri. Ovviamente il biologico deve stare lontano da qualsiasi lavorazione chimica, però poi ci deve essere anche la materia prima da lavorare. Se non c'è, potrebbe essere cotone transgenico non trattato chimicamente, perché no? Però bisogna scriverlo. Cotone transgenico non trattato chimicamente non è cotone biologico, è cotone della Monsanto. Certo.
chiedono tu dove acquisti i tessuti per la realizzazione dei capi che crei. Allora, io i tessuti non li acquisto, sono un antiacquisto. Io, come dicevo prima, collaboro da 10 anni con Tessile Salute. Tessile Salute potete anche andare a guardare sul sito, è una, un'associazione che nasce a Biella nel 2010 e che si occupa di, cioè che è in realtà l'organismo ponte tra il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità e le aziende. Che cosa succede? Tra le tante certificazioni che ci sono nel comparto tessile, quelle che abbiamo detto prima, quindi CEA da una parte o Ecotex, quella europea, piuttosto che GOTS, eccetera, Tessile Salute ha fatto un'altra scelta. Tessile Salute ha costruito una piattaforma di aziende che si autocertificano sul processo produttivo, soprattutto per quanto riguarda l'impatto tossicologico. Quindi certificano che nella filiera di produzione dei tessuti, che ovviamente è la prima parte della filiera, perché poi c'è tutto un pezzo molto molto lungo di passaggio di processi impattanti, però sul tessuto loro certificano di non aver utilizzato le sostanze chimiche che sono le sostanze sospette o addirittura abolite dal REACH, che è l'organo di controllo europeo. Quindi non hanno la formaldeide, non fanno trattamenti e nobilitazioni con sostanze cancerogene, non tingono coi coloranti azoici che contengono le amine aromatiche che sono cancerogene all'inalazione. Quindi insomma un processo produttivo autocertificato, diventando, le aziende si associano alla piattaforma e potete anche vederlo sul sito, ormai sono un centinaio, e garantiscono il basso impatto del proprio processo produttivo. Cosa succede? Ogni azienda però, e anche quelle tessili comprese, hanno degli sfridi. Nel caso delle aziende dell'abbigliamento ci sono gli sfridi del taglio, come avete visto nel documentario. Nel caso delle aziende tessili ci sono quelli che si chiamano i cosiddetti fine pezza. I fine pezza possono essere da 1 metro, che sono gli scampoli che trovate al mercato, piuttosto che dei rotoli di 30 metri, perché al passaggio del rimagliamento, della rammendatura, magari c'è un filo che corre per 30 metri sbagliato e purtroppo, facendosi il segno della croce, si taglia la pezza, perché non è possibile venderla. Che cosa succede? I fine pezza li trovate dappertutto nei mercati, però non sapete da dove vengono. Cioè, quindi possono portarsi dietro un ciclo produttivo che non è certificato. Io i fine pezza li prendo dalle aziende, però dalle aziende Tessile Salute certificate, e che quindi mi garantiscono che i materiali, le materie prime che uso sono stati lavorati secondo dei processi etici, ovviamente. Io mi faccio il giro delle aziende, ormai mi mandano anche tutto a casa e mi approvvigionano di tutti i tessuti che mi servono per realizzare le collezioni. Infatti il progetto ovviamente è patrocinato dall'Associazione Tessile Salute e ha ovviamente ogni capo al cartellino dove si tenta di costruire l'etichetta di filiera, cioè raccontando tutto quello che è stato il processo di fabbricazione di quell'indumento lì, che ovviamente è costruito in questo caso nell'atelier di Fragole Celesti in collaborazione con pazienti doppia diagnosi, vittime di abusi e violenza, e quindi ha quell'accensione e quell'inserimento in una catena di valore che, oltre a risparmiare insomma la salute del pianeta, cerca anche una ragione sociale per la produzione di design o circular design, perché per produrre degli indumenti, mi viene da dire, nel 2021 forse ormai ci va una ragione ben precisa che possa essere una ragione di comunicazione di istanze urgenti, che sono tutte quelle di cui abbiamo parlato.
non siamo fuori tempo massimo. Va bene, parleremo probabilmente ancora per parecchie ore perché gli argomenti sono sempre tantissimi, però ormai è passata un'ora e mezza e non vogliamo abusare di Sara troppo e sappiamo che poi le classi hanno anche altre lezioni. Sicuramente grazie tantissime perché la consapevolezza e l'informazione sono la cosa fondamentale per tutti noi per diventare appunto consumatori più consapevoli. Quindi grazie mille e grazie a tutti gli studenti e le studentesse che ci hanno seguito. Se ci fossero delle domande alle quali non ho risposto, se vuoi e vi fa piacere, potete inviarmele via mail e io posso rispondere ai ragazzi e alle ragazze molto volentieri. Benissimo, potete mandarle alla mail di Cinema Ambiente che avete perché c'è state grandi per le prenotazioni e le cose e noi le inoltriamo a Sara così ve le... Molto volentieri, se ci sono quesiti io rispondo molto molto volentieri a tutte le domande che non sono state lette. Benissimo, grazie ancora e alla prossima. Grazie, arrivederci, grazie mille. Ci può uscire?